Ed inizia una nuova settimana delle criptovalute, una nuova settimana all'insegna delle news, quelle più importanti che abbiamo visto nella scorsa settimana, il venerdì conclusivo, venerdì nerissimo ragazzi, Black Friday, questa volta però è negativo, cioè quello portato avanti da Powell della Federal Reserve con la loro conferenza dove in sostanza Powell ha dichiarato un po' quello che già aspettavamo, cioè che già sapevamo ragazzi, ma le borse l'hanno presa malissimo, soprattutto i mercati old che hanno reagito proprio male, ovviamente di conseguenza anche le criptovalute, che però devo essere sincero, in base al crash dei mercati old hanno più o meno si sono mantenute a livelli accettabili. Ho fatto un meno 10, ma un meno 10 delle cripto ragazzi contro un meno 4,50 anche di Nasdaq, che è accettabile, diciamo così, perché di solito fanno il triplo, il quadruplo, quindi poteva andare veramente molto molto peggio. Andiamo a vedere che cosa ha detto Powell, che cosa è cambiato, se effettivamente gli investitori hanno esagerato le sue parole oppure no, non è così, già ve lo anticipo, e poi andiamo a vedere invece la classica analisi, analisi ciclica dei mercati, perché siamo arrivati alla fine del mese di agosto ed è andato tutto alla perfezione questo mese, per fortuna, con l'ipotesi principale, cioè il massimo a cavallo della prima decade di agosto, cioè è arrivato esattamente il 15. Poi siamo andati in chiusura del ciclo mensile che potrebbe essere stato chiuso proprio con il minimo della scorsa giornata. Lo andiamo a vedere oggi in questo super video di news più analisi ciclica dei mercati. Ma non perdiamo tempo e prima di andare avanti ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto non ho detto bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Va bene ragazzi, allora le parole di Powell spingono il dollaro al suo massimo storico degli ultimi 20 anni, e questo un po' in barba a chi diciamo tira avanti un po' il concetto che il dollaro sia in fallimento, bla bla bla, non è assolutamente così. Poi chiaramente le valute fiat, ragazzi, sono abbastanza tendenti all'essere inflazionate, però questo è l'andamento del dollaro, il grafico, il dollar index, e come vedete siamo nella parte di massimo dalla diciamo più o meno questa zona qui, quindi siamo esattamente con il 2002, quindi 20 anni vedete di massimi, questo è il massimo storico del dollaro degli ultimi 20 anni, questo è l'indice legato appunto alla fase del dollaro. Ci sarebbe anche una struttura ciclica di cui abbiamo parlato qualche tempo fa che porterebbe questo massimo sul dollaro ad essere un massimo di un super ciclo gigantesco di 5.700 giorni, ma di questo non ne parliamo in questo video, però giusto per farvi capire la questione di Powell, che cosa ha combinato ragazzi, cioè ha spinto i mercati veramente e il dollaro molto in alto. Che cosa è successo? Cosa ha detto la Fed e cosa è cambiato realmente? La Fed ha detto ragazzi che aggredirà l'inflazione con tutte le armi che può e senza mezzi termini, un po' quello che vi avevo accennato nell'ultimo video di cui abbiamo parlato, dove vi spiegavo che la Fed non si sarebbe fermata, analizzando il paper di Pantera Capital che era veramente accuratissimo, ma io poi sposavo quella loro idea per tanti motivi, e in effetti Powell poi 2 giorni dopo ha confermato alla perfezione quello che ci eravamo detti in quel video là, ma secondo me era un po' logica la questione ragazzi, cioè se il tasso di disoccupazione americano resta così, che è bassissimo ragazzi ve lo dico, è un tasso di disoccupazione al di sotto di quello naturale, quindi per le politiche monetarie, significa che c'è mano ferma di mandare, può mandare l'economia in recessione con tranquillità, perché la Federal Reserve non vada alla questione della recessione ma vada al tasso di disoccupazione degli Stati Uniti, quindi per loro è molto importante quello. Quindi da un certo punto di vista abbiamo il tasso di disoccupazione che è a livello naturale, quindi è bassissimo per loro, e dall'altro il secondo punto che aggrediscono l'inflazione che è altissima, quindi loro batteranno un martello sul chiodo dell'inflazione fino a scacciarla ragazzi, fino a eliminarla completamente. Questo è quello che ha detto Powell. Probabilmente i mercati si aspettavano una
riduzione della potenza di fuoco della Federal Reserve sulla restrizione dei tassi, un po' prematura. Quindi probabilmente i mercati hanno reagito male, perché in realtà qualcuno pensava che Powell, visto le elezioni di midterm, visto un po' quello che c'era in giro, avrebbe avuto la mano gentile sull'inflazione, quindi avrebbero agito in maniera più leggerina, e questa cosa non è assolutamente quello che farà la Fed, perché poi la Fed, ragazzi, agisce da due punti di vista, sia con le sue dichiarazioni dicendo appunto a chi ha la leva dei prezzi, le materie prime e tutto il resto, guardate che se non la smettete io vi distruggo l'economia e quindi non vendete più un barile di petrolio, scherzi a parte, ma comunque l'idea è quella, quindi con le parole molto importante l'impatto che dà, e poi anche con i fatti, appunto, perché devono rispettare quello che dicono, quindi è probabile un rialzo dei tassi di 0,75 nella prossima riunione. Le borse probabilmente si aspettavano un tasso che si alzasse in maniera ridotta, invece sarà così probabilmente fino alla prima trimestre almeno del prossimo anno. Hanno reagito male, è vero, ragazzi, però hanno reagito riportando i prezzi a quello che probabilmente dovevano già essere prima, perché l'ultimo rally degli ultimi mesi forse era un po' pompato dall'idea che la Fed tra un po' chiudeva il rialzo dei tassi perché c'era la depressione. Non è così, ve l'ho spiegato 20 volte, ma perché la Fed, ragazzi, cioè, è scritto nel loro statuto quello che fanno, non è una mia invenzione, però a volte i mercati un po' certe cose le dimenticano, quindi un po' probabilmente avevano idealmente pensato che la Fed potesse essere più leggerina. Quindi questo è quello che è successo. Le cripto hanno seguito la perfezione tutto quello che è capitato, perché comunque il rialzo dei tassi sulle cripto impatta in maniera molto rilevante, ne abbiamo già parlato, e quindi di conseguenza badabam, scatafascio totale e giù a fare un minimo. Minimo però, ragazzi, che era anche molto molto sentito, perché noi lo aspettavamo per la chiusura del ciclo mensile di Bitcoin. Quindi in sostanza non è che poi sia insomma così strana la questione. Detto questo, ragazzi, allora a questo punto, per chiudere la questione della Fed e andare a comprendere quello che dovremmo guardare, che cosa ha significato la riunione del FOMC dell'altra volta e quello che è stato detto da Powell, che bisogna andare con la lente di ingrandimento a guardare due cose. Primo, la questione legata all'occupazione degli Stati Uniti, come vi sto dicendo. Secondo, l'inflazione. Se il CPI, quindi l'indice dell'inflazione, scenderà più velocemente del previsto, i mercati la prenderanno benissimo. Se il tasso di disoccupazione inizierà a dare segni di risalita, i mercati la prenderanno bene, perché vuol dire che la Fed dovrà un pochettino alleggerire il rialzo dei tassi, ma questo è anche negativissimo per il sistema economico. Quindi la cosa più importante in questa fase che si riduca la pressione sui prezzi, e di conseguenza la Fed potrà accettare comunque di mantenere stabile un po' la questione legata al rialzo dei tassi. Quindi questi saranno i nostri punti e cavalli che andremo a guardare per i prossimi mesi. Andiamo invece a guardare quella che è la situazione ciclica di Bitcoin, quindi passiamo alla seconda fase del video, cioè l'analisi ciclica, l'analisi tecnica dei mercati delle cripto, e guardiamo ovviamente anche Nasdaq. Ah, poi un'altra cosa che mi ero dimenticato: in un contesto del genere, particolarmente delicato, dove siamo su un filo del rasoio, un'eventuale qualsiasi news che sia di natura straordinaria e che impatti negativamente sul tasso di inflazione e sui prezzi sarà presa dai mercati in maniera brusca, quasi quanto la pandemia, ragazzi. Quindi badate bene, perché se dovesse esserci qualcosa che geopoliticamente va a impattare in maniera molto negativa sui prezzi, i mercati finiranno malissimo, la prenderanno malissimo. Quindi questa cosa bisogna ricordare, non dimenticare. Vabbè, passiamo ai grafici che mi piacciono di più, dei cigni neri eventuali, che secondo me non dovrebbero esistere. Allora, andiamo a vedere intanto la questione ciclica legata a Bitcoin, che dovrebbe essere in procinto di chiusura un ciclo. Non vi nascondo che un po' l'idea generale della chiusura del ciclo mensile io l'avevo già da un po', l'abbiamo parlata, e io stesso proprio ho chiuso un'operazione la giornata di oggi per la questione legata proprio alla ripartenza di un ciclo, un'operazione short su Ethereum,
chiuso Mad Trading, ragazzi, quindi non state lì a seguire queste cose, però l'idea di fondo è giusta, cioè andare a chiudere questa operazione di short e reversarla in long, perché mi aspetto la ripartenza di un ciclo mensile che potrebbe però essere molto molto deboli qualora c'è un interrogativo. State attenti a questa cosa, perché ne parliamo tra pochissimo, che è l'interrogativo più importante da un punto di vista proprio di analisi tecnica e ciclica sulle criptovalute, che cambia proprio radicalmente ogni cosa, ragazzi, ve lo dico proprio chiaro, ogni cosa. E questa volta non è un clickbait o una parolone, che cambia veramente tutto. Comunque adesso poi lo accenniamo. Allora, qual è la questione legata a questa struttura? Ora, se qui è andato a chiudere Bitcoin il suo ciclo mensile a 33 giorni con il minimo, questa volta sia in close minimo sia in shadow, fatto il 28 di agosto, oggi sta facendo una candela verde, ma questa è una candela verde che è come una rondine, non fa primavera, quindi ancora c'è molta strada da fare. Però a livello operativo è chiaro, ragazzi, che poi il trader deve operare in maniera tecnica, quindi in questa fase va ovviamente ad agire facendo i long, però da trading, quindi se poi dovesse reversare si stoppa l'operazione. Però questa fase ciclicamente potrebbe tranquillamente essere l'inizio del nuovo ciclo mensile, che poi va a chiudere una struttura da oltre 100 giorni, cioè un ciclo trimestrale, si dice così. Il ciclo trimestrale non sempre lo fa Bitcoin, però in questo caso è da un po' che li stanno facendo questi cicli, ragazzi, e possono essere tradati, perché la riduzione della volatilità dei mercati delle cripto avvenuta nell'ultimo anno e mezzo, circa quasi due anni, ha portato anche l'idea che un trimestrale possa essere oggetto anche di trading, perché serve un ciclo maggiore per avere maggiore spinta e maggiore volatilità. Prima non era necessario, perché bastava un ciclo mensile a dare la velocità, in quanto la volatilità cripto era estremamente più alta negli anni precedenti, nei mesi precedenti. Vi faccio capire qual è la questione. Il precedente ciclo mensile ha fatto 21 punti di up dal minimo alla sua fase di massimo, quindi questa zona qui, e poi è reversato in un ciclo ribassista. Quindi qui abbiamo, ragazzi, un ciclo mensile che è al rialzo, cioè quello di giugno-luglio, e poi un ciclo mensile che è ribassista con un minimo inferiore al minimo di partenza. Quindi qui abbiamo in sostanza trend al rialzo, vedete, trend al ribasso. Quindi qui abbiamo un mensile al rialzo, un mensile al ribasso. Mensile al ribasso, tra le altre cose, che ha fatto il suo massimo in questa parte qui, nella parte centrale, perché questo è un mensile ternario fatto a questo in questo modo. Ora, cosa succede? Che da qui parte anche un nuovo mensile, se dovesse essere confermato la ripartenza di un nuovo mensile, lo sappiamo tra 3-4 giorni ufficialmente, cioè quando abbiamo un trend nuovo senza fare un nuovo minimo per 3-4 giorni. Però teoricamente dovrebbe essere così. Se parte questo nuovo mensile, ragazzi, poi la problematica è la vera domanda, che è un punto interrogativo terribile che vi faccio io con il mouse. Vediamo se riesco a farlo un po' meglio. Ecco, l'ho fatto meglio. Qual è il punto interrogativo? Questo ciclo mensile sarà un ciclo mensile che può essere rialzista, e quindi fare una cosa del genere? Scusate, questo l'ho fatto laterale, diciamo, non rialzista, quindi può essere rialzista, salire qui e poi fare un minimo superiore al precedente, oppure fa la chiusura di tutto il movimento e se ne va a fare il vero minimo del ciclo annuale, perché questo è il vero dubbio di cui dovremmo parlare assolutamente nei prossimi video, perché se anche il ciclo mensile attuale di Bitcoin può avere una settimana, 5-10 giorni di forza, ragazzi, perché comunque è un ciclo mensile, però se inizia ad essere, se è l'ultimo ciclo mensile dell'annuale, giusto per capirci, è debolissimo. Questo significa che magari ci va su qualche giorno, una settimana, e poi inizia a vacillare, trading range, barra di congestione, poi giù a capofitto, perché dovrà andare a fare il vero minimo, il famoso minimo della prima ipotesi, cioè quel che porta tutto l'ambaradam a chiudere verso ottobre. Questa cosa è possibilissima, perché ci siamo arrivati alla fine, siamo a fine agosto, quindi da qui il prossimo mensile dovrebbe andare a chiudere appunto a fine settembre, primi d'ottobre.
E quindi proprio sulla base di questa cosa, ragazzi, dobbiamo andare a ragionare le prossime strutture che fa Bitcoin. È proprio su questo mensile che si gioca la partita del famoso annuale. Annuale sì, in chiusura adesso, annuale no. Io vi ripeto e ribadisco che preferisco un annuale ancora da chiudere. Perché un annuale ancora da chiudere sui mercati delle criptovalute è positivo, in quanto poi ci lascia un nuovo annuale in procinto di arrivare che potrebbe dare spazio alle cripto per 3-4 mesi a venire. E questo è molto importante, perché se noi abbiamo già chiuso l'annuale su questo minimo qui e attualmente stiamo facendo questa mezza schifezza, capite bene che cosa significa, perché una cosa del genere con un annuale già chiuso qui è un annuale che poi andrà ad essere chiuso a luglio del prossimo anno, e o spariamo a raffica insomma nei prossimi giorni breccando radicalmente questo livello che poi adesso diventa un livello chiave e quindi saliamo a dire basta, si può tranquillamente esistere anzi questa cosa qui. Altrimenti ragazzi è molto brutto, perché poi andremo ad allungare tutti i tempi futuri. Invece un annuale che va a chiudere adesso, e magari siamo vicini anche al minimo oggettivamente dei 17.000, insomma quant'era, magari me lo va a sfiorare senza fare grandi danni, io lo preferisco. Però è chiaro ragazzi, poi i mercati fanno sempre quello che vogliono, noi ci possiamo solo stare dietro e basta, quindi noi facciamo le nostre ipotesi, poi seguiamo quello che fa il mercato. Quindi al momento ripartenza del mensile, l'ipotesi che sto seguendo io, quindi qualche giorno di verde, qualche giorno di leggerezza, tanto è vero che anche nel mio personal di trading le ho girate proprio a fare questo. Poi, dopo appunto questi qualche giorni, bisognerà andare a comprendere la natura di questo ciclo mensile, che è proprio la chiave. Abbiamo dei livelli intanto, questo è un livello chiave proprio fondamentale. Dovesse per caso il mercato breccare questo livello, abbiamo al 100% qui chiuso un annuale, e qui siamo nella conferma ufficiale della ripartenza dell'annuale nuovo, e poi i giochi sono da sviluppare, poi andremo a capire dove può andare un mercato del genere. Se invece questa struttura di prezzo non ha avrà le gambe corte, vi faccio capire già dove può arrivare e dove no, anzi facciamolo in questo modo piuttosto, andiamo a ragionare in termini di espressione di movimento, e quindi vi dico già che secondo me se il mensile in questione dovesse essere quello ribassista, più di 22.000 è qualcosina, diciamo che sui 22.000 è un target fattibile, dopodiché punto interrogativo, perché è già troppo secondo me una cosa del genere. Quindi un 10% dagli attuali prezzi, secondo me ragazzi, questa è l'idea generale. Quindi qualora il mercato arrivasse qui in questa zona, in mezzo alle due medie classiche che ormai avete imparato a conoscere, io poi valuto l'eventuale uscita da qualsiasi posizione long che di trading, perché quelle in hold sono già chiuse da un po'. Insomma, se ne parla, ragazzi, perché potrebbe tranquillamente avere questo tipo di struttura proprio Bitcoin a chiudere il famoso ciclo annuale definitivo. Intanto cosa mi si è aperto? Non lo so. Va bene, detto questo, passiamo a vedere velocemente anche altri grafici, per esempio quello di Ethereum, che è più forte di Bitcoin. La cosa non mi piace invece per quanto riguarda l'annuale, perché Ethereum è più forte. Allora, non può chiudere l'annuale Bitcoin e Ethereum no, sì. A meno che non fanno come i precedenti cicli di bear market, e quindi vanno più lenti rispetto a Bitcoin, ma non credo che sia così in questo caso. Quindi, secondo me, bisogna capire. Comunque Ethereum è ripartito da qui, e ha dei cicli mensili, anche lui una struttura ciclica che vi faccio vedere la partenza del ciclo di Ethereum, che è partito il mensile sul minimo di 1356, dovrebbe aver chiuso sul minimo di 1422 proprio su questa candela. Teoricamente quindi ha un mensile, se così fosse, rialzista, vedete ragazzi, anche se è un po' un giochino, in quanto è rialzista per la shadow pronunciata fatta il 26 di luglio scorso.
Perché se io vi faccio vedere la struttura della linea, quindi dei prezzi inclosi, che sono poi quelli che hanno più importanza, vedete che il mensile teoricamente è laterale ribassista anche lui. Però anche questo è un po' confusionario, quindi Ethereum da attenzionare, perché quale delle due informazioni ci andiamo a fidare? Teoricamente, considerando Bitcoin ha fatto un mensile ribassista, Ethereum dovrebbe avere un mensile ribassista, e quindi dovremmo utilizzare le close, anche perché Ethereum è comunque più volatile di Bitcoin, le shadow tanto e non quanto. Però ragazzi, la questione è comunque con un grande punto interrogativo, e soprattutto evidenzia come le regina e il re delle cripto si siano un pochettino decorrelate da questo punto di vista in termini di forza relativa, non di andamento, perché se scende una scende l'altra, però in termini di forza relativa Ethereum sta dimostrando un po' più forza, forse proprio a causa di questo merge che dovrebbe arrivare a momenti. Quindi o succede un patatrack al merge di Ethereum e quindi andiamo poi a recuperare in negativo il terreno perso su Bitcoin, oppure beh, bisogna dare un po' capire appunto che questa cripto ormai è più forte al momento, insomma, e quindi insomma poi prenderne atto. Ecco, questo è il discorso. Quanto può salire se dovesse anche lui avere una struttura ciclica che va a chiudere questa fase e quindi fare poi un mensile ribassista? Avremo una cosa del genere. Attenzione, perché se fa un mensile ribassista poi Ethereum però deve scendere al di sotto di questi livelli, quindi in pratica questo mensile diventa un disastro, ragazzi, ok? Quindi se dovessimo andare poi a chiudere l'annuale di Ethereum su questo ciclo mensile, questo mensile va attenzionato con le lenti di ingrandimento, perché c'è dentro il merge e c'è in mezzo questa struttura che porta Ethereum a dover perdere molto più di Bitcoin per andare a chiudere l'annuale. Quindi qualora dovessimo essere ancora nel ciclo annuale precedente, qui non ha chiuso niente ma solo un trimestrale, qui facciamo una roba del genere, brecchiamo subito questo minimo e ce ne andiamo a scatafasciare sotto questo livello, con un livello di ribasso che deve essere molto più pronunciato, perché da questi livelli dobbiamo andare a perdere un 40%. Quindi questo lo dobbiamo mettere in conto, e è un grafico complesso questo di Ethereum, ragazzi. Ma abbiamo un dato, però è un dato, ve lo butto giù, cioè questo minimo, se fa 2-3 giorni al verde, in verde, ed è proprio quelli che sto trattando io, perché sono long su Ethereum proprio perché penso che mi faccia qualche candelina verde, se fa questi giorni verdi e va qui, ragazzi, dopodiché questo minimo diventa rilevante. A quel punto, qualora dovesse iniziare a breccare il minimo 1400, fuga per la vittoria, cioè fuga proprio, fuggi proprio generale, perché a quel punto l'inversione del ciclo mensile a ribasso indicherebbe che la probabilità che andiamo verso la close dell'annuale è altissima. E allora a quel punto, secondo me, le macchinette, i vari trading system, i bot, gli HFT inizieranno a sparare ordini short selling e ce la vediamo brutta. Però ci sono anche tante opportunità, come state già diciamo immaginando qualcuno di voi che è esperto trader, perché una cosa del genere porterebbe poi a poter innescare una serie di short selling sulle cripto magari più deboli, le altcoin più deboli di Ethereum, eccetera, e quindi fare insomma un bel gain poi, una cosa del genere. Quindi settimane delicatissime, ragazzi, ma anche molto molto belle. Andiamo a vedere in ultimo Nasdaq, proprio una toccata e fuga sul Nasdaq, perché ha fatto lo sciacquone proprio nei giorni scorsi ed è probabilmente andato in fase di chiusura del ciclo trimestrale, che dovrebbe avvenire proprio alla fine del mese di settembre. Quindi questo è il grafico di natura settimanale. Vediamolo sul daily, vi faccio vedere la struttura e la sequenza sul daily invece dei cicli fino al 26, che sono 26 barre circa un mensile, e poi qui abbiamo 24 barre, vedete che sta chiudendo dovrebbe chiudere a momenti anche lui l'altro mensile, ragazzi, vedete, chiuso l'altro mensile di Nasdaq, dovremmo avere l'ennesimo up del mercato americano e poi anche qui andare a comprendere se ce la fa. L'idea che Nasdaq scenda sotto questo minimo, ragazzi, un po' a me fa storcere il naso, perché mi sembra che i mercati hold siano saliti troppo
È vero che le cripto possono ancora decorrelarsi, quindi qui la questione dell'annuale poi si apre in un grande dibattito, annuale chiuso sì o no? Nasdaq sembrerebbe di sì. Io aspetto ancora la chiusura del prossimo, di questo mensile e del prossimo anche su Nasdaq, quindi ottobre-novembre, perché c'è necessità di comprendere se poi magari anche lo stesso Nasdaq cambia un po' di idea. Se invece è iniziato un nuovo annuale di Nasdaq ed è così, ragazzi, poi vediamo, magari fa una barra di congestione, permette alle cripto di chiudere il loro ciclo annuale, poi riparte con una barra di congestione rialzista. Questo è possibile. Comunque, una cosa del genere è molto interessante da andare a guardare perché ci dà la possibilità di analizzare i mercati secondo delle logiche molto definite e soprattutto molto belle, ragazzi, perché abbiamo due cripto e un indice di borsa che hanno delle strutture di analisi ciclica e tecnica leggermente diverse ma simili, e questo è molto bello perché l'una ci raccorderà all'altra e man mano che passerà il tempo ci darà anche qualche informazione in più. Per esempio, Bitcoin potrebbe darci un'informazione su cosa fare su Ethereum, o Ethereum su cosa fare su Bitcoin, oppure magari le due cripto su cosa fare su Nasdaq o viceversa. Quindi di questo poi ne parleremo. Detto questo, quindi chiusura ciclo mensile probabilmente diciamo fatta ieri, vediamo, manca qualche giorno, oggi è solo un giorno, quindi ragazzi io il video lo faccio lunedì e vi sto dicendo quello che vedo lunedì, poi però bisogna aspettare 2 o 3 giorni per la conferma. Operazioni da trader fatte già perché altrimenti poi si è in ritardo. E poi bisognerà vedere se questo mensile effettivamente sta iniziando adesso. È un mensile che può chiudere il ciclo annuale. Se così, ragazzi, è importantissimo questo mensile, è anche molto ghiotto per operazioni di trading. Se invece sarà un mensile rialzista, allora poi ne prenderemo atto e dovremo andare a comprendere che probabilmente il famoso annuale è già stato chiuso, siamo nel nuovo, bla bla bla, a quel punto prenderemo altre soluzioni. Bene, fatemi sapere invece voi come state operando, se siete riusciti a gestire bene il crash fatto nella scorsa settimana e scrivetemelo come sempre nei commenti. Ciao ragazzi!